Di alternative a Raspberry Pi ce ne sono diverse a mercato. In questo video ti voglio parlare di un'alternativa che secondo me è più che valida ed è un competitor a pieni titoli di Raspberry Pi. Sto parlando del ROG Pro 64, della Pi in 64 e te ne parlerò in questo video. Ciao, io mi chiamo Lorenzo Neri e ti do il benvenuto sul canale di Elettronica Open Source. Iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutte le tematiche che affronteremo assieme. ROG Pro 64, a differenza di Raspberry Pi, monta una CPU totalmente diversa, nonché un modulo GPU dedicato. Sono rispettivamente il ROG Chip RK3399 e una GPU Mali fatta apposta per questo modello. In aggiunta a ciò è disponibile in due varianti, una con 2 GB di RAM e un'altra da 4. Naturalmente la memoria RAM è fornita in variante DDR4 a bassa potenza, proprio perché si tratta pur sempre di una soluzione compatta. In termini di dimensioni è leggermente più grosso di un Raspberry Pi 4, ma questo è giustificato dalla serie di interfacce nonché di possibilità di connettere dispositivi che Raspberry Pi, ad esempio, non può. Sto parlando ad esempio della possibilità di utilizzare gli slot eMMC, che permettono naturalmente di utilizzare hard disk esterni, cosa che su Raspberry Pi non troviamo. Naturalmente il sistema operativo che può essere utilizzato con questa scheda viene montato come al solito tramite scheda microSD. Tuttavia, oltre al discorso delle distribuzioni Linux che possono essere installate sulla scheda SD stessa, possiamo fare appello ad hard disk esterni. In termini di periferiche, nonché di accessori aggiuntivi, diciamo che siamo praticamente alla pari con Raspberry Pi. Ha pur sempre una GPIO da 40 pin, cosa che Raspberry Pi offre già di suo, nonché delle interfacce a cavo flat per connettere fotocamera e altri accessori, sempre tramite i relativi protocolli. Cosa c'è in aggiunta allora rispetto a Raspberry Pi, oltre ai moduli eMMC per aggiungere memorie aggiuntive? Ha una gestione dell'energia un po' differente rispetto a Raspberry Pi. Può essere sempre sì alimentato tramite il classico cavetto micro USB, tuttavia mette anche a disposizione un connettore per batterie lipo, in modo tale da permettere di alimentarlo direttamente tramite una batteria esterna. Non solo, oltre alla batteria lipo, mette a disposizione anche un barrel power da 12 volt fino a 3 A, il che lo rende una soluzione alternativa a pieni voti con Raspberry Pi. Parliamo del prezzo. Le due varianti fornite a mercato si basano sulla differenza tra il quantitativo di RAM di uno e dell'altro. La prima variante da 2 GB di RAM costa 59 dollari, mentre quella con 4 GB di RAM costa 79 dollari. A pieni voti, quindi direi che è uno dei competitor numero uno di Raspberry Pi, specialmente se pensiamo alla variante 4, visto che anche quello offre 4 GB di RAM nella versione più potente di tutte, e il prezzo è pressoché lo stesso. Naturalmente anche di ROG Pro 64 io ti lascio in descrizione i riferimenti, ma se avessi domande in merito ti invito a lasciare qua un commento.